una partita per noi importante perché venivamo da un momento sicuramente non facile, perché oltre alle sconfitte avevamo delle situazioni sia fisiche, con una forma fisica non bella, perché tanto di piazzato, e anche il nostro americano Travis che era fuori per un'infortunio della caviglia, per cui per noi al di là dell'importanza della partita era appunto un avversario ostico, molto molto ostico, e per fare quasi due punti era voler superare questo momento delicato. Ci siamo riusciti, non facilmente, come sapevamo era una partita complicata. Molto contento dell'inizio in cui siamo riusciti a impostare bene quello che volevamo fare, sia offensivamente che difensivamente. Purtroppo sono venute fuori le nostre lacune, che nei momenti in cui facciamo qualche errore subito ci abbiamo, ci demoralizziamo, non riusciamo a reagire. Loro subito nel secondo quarto hanno fatto vedere quanto il loro valore di squadra, di complimenti alla forza loro per questo, di quanta determinazione hanno, e noi ci siamo spenti. Poi nel secondo tempo siamo stati bravi, anche se non abbiamo giocato una pallacanestro come nel primo quarto, a tenere in mano la partita, e poi alla fine c'è stato poi tutti i time out per riuscire anche a gestire la differenza canestri, che può essere importante a fine campionato, perché alla fine avevamo l'andata da un perso di 3, per cui era importante finire con una differenza canestri più di 3, perché non si sa mai alla fine del campionato quello che può succedere. Anzi, diciamo che era vittoria cercata, voluta. Credo che sia stata una vittoria meritata, al di là del cercato, perché c'erano delle motivazioni, come ho detto prima, dimostrare di reagire a questo momento non facile, ma al di là di questo, proprio meritata, perché dal primo minuto sono stati in vantaggio. Non credo che siamo mai passati, siamo stati davanti. Il primo tempo sono state 9, nel secondo sono 9, non so quante sono, 18, sono 9, 9, 18. E il numero di assist quanti sono? Il primo tempo erano più assist di palle perse, sono più assist anche nel secondo tempo. Io dico che la qualità del gioco, se ci sono più assist di palle perse, è buona, abbiamo fatto tanti assist, però qualche palla persa in meno può essere, e dobbiamo assolutamente limarla per riuscire ad arrivare a 12-13 palle perse, che è il limite io credo che siano quelli, quando parliamo con i ragazzi, delle partite di qualità, quando riesci a perdere solo 12-13 palle perse. Dobbiamo sicuramente limitare. Questa è anche la tensione, insomma, non facile, che ti porta anche a pensare a quello che fai e non essere tranquillo con quello che fai. Anche questo è una. Sono molto contento per Brandon, perché fa vedere che sta crescendo, sta migliorando. Oltre a questo è una grande scelta della società, perché senza di lui non so come sarebbe finita questa partita, per cui riuscire a scegliere, fare questa scelta, questo sacrificio alla società di tenere tre americani nell'eventualità di infortunio, questa è una dimostrazione, questi sono due punti importanti, e questa è una vittoria credo anche per le scelte della società, del presidente, di Gabriele, di Gianni. Ancora sui singoli? No, singoli, buona anche la partita difensiva di Ranuzzi su Davis, forse era anche cercare di limitare Davis. Sì, Alex è il nostro punto di riferimento difensivo, il nostro giocatore in cui tendenzialmente cerchiamo di dare il giocatore tra gli esterni più pericoloso, e oggi si accoppiava bene, perché anche a livello di fisicità riuscivano a competere bene. Di solito può avere più difficoltà quando sono giocatori molto più rapidi di lui, invece stasera ha difeso, ha fatto una eccellente partita, e anche in attacco poi quando difendi bene tutte le cose che in attacco vengono più facili. Ti
chiedo se per la, insomma, per la prossima partita credi che ci possa già essere un lungo nuovo, visto che devo andare via per il mercato. C'è una trattativa in corso, sono varie trattative in corso, speriamo di riuscire a dare nei prossimi giorni l'accordo definitivo per provare ad avere un nuovo giocatore domenica prossima, sì, decisamente sì. Grazie mille, buonasera.